La sua intercessione
Poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Cristo tuo Figlio, egli è Dio e viveremo con te, unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione,
sulla benedizione, sulla richiesta di una benedizione. E questa benedizione ci viene attraverso il nome di Dio. E così terminava il brano che abbiamo ascoltato del Libro dei Numeri, così tornando il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Il nome di Dio che è benedizione. Per il popolo di Israele il nome di Dio era impronunciabile, non poteva essere detto se non una volta all'anno dal sommo sacerdote. Ecco, solo una volta all'anno poteva essere detto il nome di Dio. E dicendo quel nome, dice il Libro dei Numeri, è consigliere dice tutti di questo nome e la benedizione mia scenderà sul popolo. Ecco perché abbiamo questo brano di Vangelo in cui si parla del nome di Gesù, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito, gli fu messo il nome di Gesù. Ecco, noi siamo chiamati oggi a invocare, a pregare il nome di Gesù, che vuol dire Dio salvo. Siamo chiamati a invocare il nome del Signore, perché il Signore è la salvezza. Siamo chiamati a dire il nome di Gesù. È evidente che dire il nome di Gesù non è che uno si dice Gesù, ma lo dirà il Signore stesso in un altro brano del Vangelo. Non ti dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Non è il problema di dire Gesù, Gesù. Ma il nome di Gesù detto con fede interiore che il Signore è la salvezza. Per cui invocando il nome del Signore, il nome di Gesù, ecco, noi camminiamo, viviamo e siamo orientati al cammino della salvezza, perché Gesù, ecco, vuol dire Dio salvo. Anno civile a invocare il nome di Gesù. Cioè, ma è una festa mariana? E certo, perché chi meglio di Maria può aiutarci a invocare il nome del Signore? Ecco, chi meglio di Maria può aiutarci a dire questo nome, ma con quel modo, con quella verità del cuore, per cui quando dico Gesù, io credo che lui è la salvezza. Ecco, quando dico Gesù, io credo fermamente che lui è la via. Ecco, quando dico Gesù, io credo fermamente che lui è la verità. Ecco, allora chiamati in questo momento a invocare su di noi il nome di Gesù, a invocare sulla nostra comunità il nome di Gesù, a invocare sulle nostre famiglie il nome di Gesù, a invocare sulle persone malate il nome di Gesù. E poi invocare Dio salva. Ecco perché Gesù è la salvezza, è il nome della salvezza. E noi, a differenza del popolo dell'Antico Testamento ebraico che poteva invocare una volta sola all'anno il nome di Dio, abbiamo la grazia di poter invocare ogni momento. Ogni momento possiamo invocare il nome Dio Santo, cioè di Gesù. E in ogni istante possiamo chiedere questa salvezza. In ogni istante, momento, possiamo camminare e decidere di camminare nel nome del Signore. Ecco, allora oggi chiamati, esortati, spronati dalla Maria Santissima a vivere questo. Cerchiamo questa solennità, Maria Madre di Dio. Diremo, Maria Madre della salvezza, perché ha generato colui che è la salvezza e ha generato la benedizione di Dio stesso che è la salvezza. Allora, invitate da Maria in questo momento, come vogliamo anche noi così, elevare questa preghiera, elevare questo nome, lo diremo celebrazione, tante volte viene invocato il nome del Signore, è evidente, ma lo vogliamo in modo particolare oggi.
male, o nella gioia, o nella sofferenza, come noi vogliamo contromettere nel nome del Signore. Lui è la salvezza. Ecco, vogliamo proprio mettere tutto in Lui, attraverso Maria Santissima, che oggi si vuole a noi come mediatrice, ecco, di questa preghiera e di questa invocazione. Ecco, chiediamo allora questo dono e questa grazia attraverso Maria Santissima, così come abbiamo pregato nel Salmo: Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Pietà e benedizione, misericordia e grazia. Lo chiediamo alla Madonna e interceda per noi, perché il Signore ci conceda questo, questa benedizione. Porranno il mio nome sugli israeliti e io ti benedirò. Ecco, chiediamo al Signore di porre il suo nome, Gesù, Dio salva, su di noi, e che scenda su di noi e sulla nostra famiglia la sua benedizione.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e della croce dell'uomo. Lo presentiamo a te e ferimenti per noi. Bevanda di salvezza.
rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui la Vergine Maria viene al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Maurizio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli Pietro, Rosa, Romolo, Danisa, Santina e Alfredo, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, a metterli a vedere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Padre, Fratello e Mondo, abbi pietà di
Chiesa, faccio di Gesù.